Ed eccoci qui di nuovo nella serie infinita di Dark Souls 3. Perché parlo così lento? Non lo so. Vabbè, ho 16.000 anime, ma non me ne frega nulla e vado al massacro. Cosa ho detto io? Mantengo sempre la mia parola di massacrista. È la mia nuova professione, andare al massacro per farsi uccidere. Come si fa? Vedo molte vie, ma preferirei andare. C'è un oggetto, quindi. Ah, già, qua si cammina. E quando devi andare avanti a spanzate nel fango. Se no, non ce la fai. E quel dinosauro, cosa cavolo è? Wow, vieni qui. Sì, tu che sei grande, gigante. Oh, guarda se se ne accorge. Oh, è tardo, eh. E che cavolo, se ne hai messo di tempo. Ma cosa mi spara? Boh, io ci provo nel fa. Non dovrei. Non dovrei, ma. Aio, questo malissimo faceva a me. Ah, giusto, il fuoco li fa ma. Ah, giusto, io ho vinto sempre così. Scudo di pietra? Questo non me l'hanno mai droppato. Volevo. Allora, disco di bene, già capito. Ho già capito tutto. E vabbè, lì ci andrò più tardi. Qui dovete fare in questo modo. Io tutto già pronto, dai, io ce la stavolta ce la faccio. Beh, se. Wow, ha buttato giù un albero con quella con quell'albero che hai in mano. Tutta una questione di alberi. Tenetelo sul fuoco che ta. Tenetelo caldo per dopo. Odio le tue anime. E siamo. Ah, pensavo di aver meno fiaschette. Davvero, pensavo di averne molto meno. Perché ero abituato ad averne poche. Non vedo altri. Ah no, quella rupe no. Vabbè. O magari ci passerò dopo. Dipende, vi faccio vedere io. Niente tizi. Tesoro più avanti. Vabbè. Ah, terza e ultima fiamma. Dopo di questa il portone. Avevi i guanti su quando hai spento la fiamma? No, perché. Ah, sì, ho i guanti. No, perché fa un po' male mettere la mano sul fuoco, letteralmente. Moneta d'oro arrugginita. Serve a far trovare più. Come si chiamano? Più oggetti. Vuoto. Punto d'attirato. No. Uno disarma. Cosa avevo detto dei disarmati? Schiva! LOL. Che sti salti del cavolo, madò. Che neanche. Se usa in ball, usasse la forza nelle gambe per saltare, non farebbe sta roba qui. No! Basta fantasticare sulle cazzate. Comunque, qua vedo. Vabbè, veleno ormai non mi fa né caldo né freddo. Perché ci viviamo nel veleno noi. Qua, rotolamento. Oggetto più avanti. Dai. Il mio personaggio usa. Usa arrotolamento. Ha la stessa lentezza. Solo che almeno arrotolamento lì in Pokémon era efficace. Qua no. Anzi no, forse al contrario. Qua è efficace, lì no. Quegli occhioni giganti non mi piacciono. Che cazzo hai da guardare? Letteralmente. Maledizione, detto fatto, maledizione. Ah, lì si torna. Ve lo dico già adesso, Lì si torna da capo. Cioè, nel punto del primo falò del primo episodio. Sì. Sì, si torna nel primo falò di Faron. Qui e poi è pieno di quelli là con gli occhioni giganti. Quindi non vale la pena andarci. Fidatevi, non vale la pena. E ve l'ho già detto che nel veleno io ci nuoto. Qui vedo una zona piuttosto ampia. Ah, sono morti, ho preso paura. Mi ero detto. Eccolo. Una bella sfida. Eh già. Anche qua è pieno di. Però almeno qui ne vale la pena di andarci. Inutile. Cosa? Cosa? Da dove sbucano tutti questi? Si chiamano basilischi se non sbaglio. Piano. Ma perché stealth in Dark Souls è come
Siccome, come di, non mi viene in mente nulla quando devo trovare al polmone riparante. Beh, sto qua è morto di schiena. Altro? A parte la maledizione, c'è altro? Oh, oggetti, 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 oggetti. Questo è pergamena d'oro. Chi è che ha già aperto qua? Qua non è un mimic, vero? No. È vestito antico, guanti antichi, gonna antica. Andrebbe bene, però c'è scritto gonna e il mio personaggio non è donna qui. Gonna, donna. Disiscrivetevi. Adesso. Zona piuttosto vuota di nemici. Sì, finché non sono passato io. Poi di qua è ovviamente vuoto. Però tutto sto piano qui, almeno posso andare veloce. Cioè, non serve più che mi metto a rotolare come un. Qua c'è un oggetto? E cazzo, dove sbuca? Ah, ok, sto qua è uno tranquillo. Beh, nel senso, cioè, allora, ho usato l'analogia sbagliata nel momento sbagliato. Questo qui sono, non so se dire, nemici più complicati. Sono mezzi stregoni, nel senso. E le anime che spara, però, sono un pugno sulle palle, veramente. Gemma velenosa. Non serve a nulla. A meno che tu non faccia un combattimento. Sì, no, non serve per nulla. Ah, siamo tornati qui. Il portone, però, non mi ha ancora fatto vedere tutti gli oggetti. Quindi tenete memoria. Dalla scala gigante andate qui. Ah, è vero, qui ci sono anche i granchi giganti. Sì, ce ne sono due. Spoiler. Qua invece c'è qualcosa di belli. Talismano del sole. E una pozione di Estus. È brodo, urra per brodo. Ah, mi sa che qua c'è passato Sigward. Che lui era. Gli faceva sempre le zuppe così di Estus. Cioè, non sempre, l'ho trovato una volta e ho pensato. Questo qua farà sempre zuppe di Estus. Sempre. Sempre. Non ci sono nemici. Ah, eccoli lì. Una zona vuota di nemici è una futura zona piena di nemici. Quindi ricordatevi. Ricordatelo. Ricordate i miei consigli. Ah, solo due? Ma perché si incantano così e non mi attacco? Vabbè, cioè, no, non mi lamento, perché. E qui? Qui? Ah, ti avevo visto di striscio. Male. Male per sua sfortuna. Non ho nemici alle spalle. Ah, mi ha dato una Estus. Eh sì. Ma dai, come fai a non passare di qua? E non posso nemmeno. Ah, e che cavolo. E avvertimi. Mannaggia te. Qui c'è qualcosa di importantissimo. Spadone. Spadone, ma. Dov'è? Dov'è? Pugni, spade di Lothric. Spadone. Eh sì, il classico spadone. Che noi non possiamo usare, non potremo mai più. Quello era un oggetto? Niente. Là intravedo un nemico. Questi qua sono. Sono la versione cane di quelli lì disarmati che saltano in giro come degli ossessi. Delle scale che non ricordo assolutamente. Questa zona è quasi nuova per me, anche per me. Scale, 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 scale. Io non mi fido di. Ah, ho capito. Di qua dov'è che si. Cioè, eccolo lì. Ah, nella prima fiamma siamo tornati. Vabbè, complimenti per avermi lasciato un backstab in piena vista e crepi. E crepi lei. Bravo. Non serviva nulla andare qui. Non serviva nulla. Colpa mia. Colpa mia. E qui c'è un falò. Il tizio che salta in giro dappertutto, che non andrò di certo a combatterlo ora. E forse mai più. Ma io so per certo che manca un oggetto e voglio andare a cercarlo. Non vi dico, scoprirete qual è e quando lo troveremo. Bam bam nan nan da. E muschio purpureo, okay? Che annulla l'avvelenamento. Vabbè. Tanto ormai l'avvelenamento è parte integrante del mio personaggio.
Ebbene sì, non potete evitare la velena. No, nel forte di Farron. O nella foresta putrida, come volete chiamarla. Sì, nella fogna. La fogna a tetto aperto. Tanto è la stessa cosa. Qua, qualcosa di importante? Frammento di titanite. È importantino. No, essenziale, però fa sempre comodo avere. Lì vedo qualcosa di possibilmente importante. Ah, elmo di un armatur set di un cavaliere senza nome. Che possa essere utile. Questo lo scopriremo solo indossandolo. Che non lo farò qui in mezzo all'avvelenamento. Ma i nemici qua ci sono già passato o i nemici si sono dileguati? Mi sa che si sono dileguati. Dileguati. È un po' noioso andare in giro così, in mezzo agli alberi, senza nulla da fare. Voi che dite? È così rilassante. Cosa vedo lì? No, miraggio mio, miraggio. Ci so. Oh no! Non so, sono tentato di andare lì, ma non so cosa sia. Qualcosa mi attira. Qualcosa di importante, magari? Qualcosa. Eh sì, vaffanculo. Ci sono appena venuto. Ah, quell'oggetto là sopra non so minimamente come fare ad andarci. Illuminatemi voi. Oh, quanto è comodo stare in un terreno piano dove non devi rotolare per forza. Sì, è un po' noiosetto il gameplay. Se volete, schippate in avanti. Che qui andrò alla ricerca di oggetti. No. Però, ah, giusto, di qua, di qua, di qua. Di qua c'è. Ecco qua dove erano i granchi giganti. Colpire a caso is the way. Eh sì, no. La mia vita era in pericolo. Vedete? Ma vedete cosa succede a fare le cose a caso? In Dark Souls? Questo. Rischi la morte terrificante. E qua non ci sono cani, cani gru. Si chiamano i gru, non ci sono gru tipo gli uccelli. Il granchio mi ha visto. E mi saluta. Con la sua. No. Eccolo lì. No, sono nel fango brutto. Ella. Vieni qua. Qua, un po' più in qua, un po' più in qua. E mi sputa in faccia. E posso farti un critic. Per poco. E mo un critico non te lo leva nessuno. Bamba. No, non posso. Non puoi, non vero? No, ah, ok. Crepaci sotto. E via. Anello del drago eterno. Bene, non mi interessa. Cosa mi dice? Anello del drago aumenta la durata degli incantesimi. A voi interessa? A me no. A me no. Pacco di resina. Pacco tipo. Sì, quelli là dei postini. Pacco celere, pacco di resina durata. Uguale. Solo che adesso ho finito l'Estus. E ho finito l'Estus, giustamente. Brace. Brace, brace, abbracciami. Ma che battute del cazzo mi vengono fuori quando non so di che parlarvi. Giovane Ramobia. Ah, corona di Dusk. Giovane Ramobia. Dusk mi sembra. Allora, tutti dicono di conoscerla. Mi sa che era nell'uno, perché io non me la ricordo assolutamente. Io non ho giocato l'uno. Quindi illuminatemi. E ovviamente. No, qua ho un brutto presentimento. Ecco. Brutto, brutto cane, brutto presentimento. Attacco alle spalle. No. Sì, questa qua è una zona piana e molto vasta. Vasta, come dire, come definirla? Vasta. Bam, 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 bam. Oh cavolo! Alle spalle, ma non ti vergogni di fare certe cose? Maledetto, alle spalle ti attaccano. No, 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 onorevoli. E si sveglia. Gli faccio un parry? Gli faccio un parry? No, non rischio.
Vi vedevo già là con i popcorn pronti a vedere la mia morte, invece. Mi dispiace. Ah, pergamena del saggio, ecco cosa volevo trovare. Ah, non ditemi, ma c'è anche la pelle ferrea, sì, l'ho già trovata. O non ve l'ho fatto vedere, o ve l'ho fatta vedere, o ve l'ho già fatta vedere, non mi ricordo. Sì, però, dai, non si può tirare avanti così. Ho l'anello, ah, ok. No, no. Ah, bene, io non passo lì. Senza le frecce io lì non ci vado. Perché devi, la tattica è tirarli uno a uno, ma se non hai le frecce, dove vai? Dove vai? Uno, due. Per fortuna che quello là si è incastrato sul palo, se no. Se no la mia morte sarebbe già arrivata. Ma ora andiamo a prenderci un caffè. Perché qui me lo ricordo, ma non me lo ricordo allo stesso tempo. E tutti gli oggetti li ho presi, a parte. A parte quello lì dove ci sono i tre giganti. Ma io non ci andrò. O almeno non ve lo farò vedere. Ma sì, vorrei, ma non ve lo faccio vedere perché sì. Comunque direi di quasi quasi, no, mi potenzio un pochino. E se mi restano anime anche la spada. E dopo vi faccio vedere. Dopo andiamo a. Se a comandare sta minchia. Andiamo a fare il boss. Ma eccoci qui con un'altra arma tu. Oh cazzo, ho sbagliato direzione. Ho sbagliato direzione. Il modo migliore per ricominciare un episodio è questo qua. Sì, spero che non mi seguano, eh. No? Ah, ok. Comunque, la spada non l'ho potenziata, ma al contrario l'ho raffinata. Che diminuisce un po' il danno fisico, cioè quello dell'arma in sé, però aumenta i bonus caratteristica che vedete là sotto. Prima era DC, adesso è BB, che adesso il moltiplicatore è buono, che mi conveniva, che mi è convenuto abbastanza, portarla in raffinata. E l'armatura invece ho voluto cambiarla un po' anche per tenere un po' più di protezione. E ora fate come faccio io, non fate domande. Questo qui se parla questo stronzo. Ci svegliano tutti. Capito? Li vedete? E levati. Vedete questo qua? Questo? Poi dov'è questo qui? Si svegliano tutti. E io puntualmente la prendo in quel posto. Quindi non fate domande. Lo faccio per voi. L'ho fatto per il nostro bene. E tutte queste spade qui sono le sì, piccolo, piccolo appunto lore. Tutte le spade lì erano dei guardiani di Faraon che sono caduti. Eh sì. Perché sto rimanendo zitto? Non so. Mi sembra tipo di dare un minuto di silenzio per loro, ma in realtà no, niente. E adesso stessa cosa, non fate domande. Fate. Ah, amo. No, no. Piano piano piano, mi raccomando, eccoli. Ah, sono già lì. Sì, gli spettri, spiriti oscuri, chiamati anche Dark Bright, quelli la cano il set os l'armatura oscura e host e quel che capita. Ma come ci sei vestito? Con i gambali di smog e tutto. Ma secondo te io sono così stupido da farlo? Io sto cazzo che evoco. E non chiedo neanche aiuti ai bot, che voglio farlo da solo sto Walk Trog. Eh sì, prima era più una serie per così, adesso è un Walk Trog proprio. Vedete che conveniva. Prima gli toglievo 300 qualcosa, adesso gli tolgo ben 400. Quindi mi è convenuto abbastanza. Ma sti qua se ne stanno seduti. No, aspetta che ti faccio compagnia un po'. Ecco qui, ora mi riposo anch'io. Che cazzo stiamo guardando? Non lo so. Si starà riposando. Io intanto sono in mezzo a un. A un. Ah, ora ti sei svegliato. Gliel'ho messa lì. Che gli ha fatto male. Ecco perché ha tolto così tanto. Non perché ho potenziato l'arma. Oh cavolo. Sì, era il mio telefono sul legno. Che fa un casino di casino. Un casino di casino.
Questa è una lucertola. Quante braccia ha sta cosa qua? Che è un Machamp? Dai, colpisci. Ti conferisco l'autorità di colpirmi. No, 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 non saltarmi addosso. Fanno male i cristalli. E codata. Usa codacciaio. Anzi. Ah, non sapevo che potessi fare i critici. L'ha ucciso. E la madonna, siamo OP, veramente. E sul serio. Apri qua. E me l'aspettavo, brutta testa di tu. Ba guarda, tutte le volte che mi hai fregato, io ormai conosco anche come ti chiami. L'ho dimenticato. Stai attento, cavaliere. Prova a girare e poi attacco le spalle. Ah sì, cavaliere nero. Ciao, ciao, come. Ma che ospitalità dai alle persone? Cioè, cosa insegni alla gente tu? Ad attaccare con uno spadone? Toh! Ah, però, sto qua ha vita. Mi sa che è l'armatura. No, no, non stavo scherzando. Stavo scherzando. Ma perché non mi parte di schivate? No, no, non mi partiva, non mi partiva. Wow! E sì, è in ritardo. Comunque. Allora, se faccio un parry. Non devo sbagliarlo. Non lo faccio, non lo faccio, tranquilli. Tranquilli, lo faccio. Ho mentito. Volevo far. No. Avete visto la spada quanto era distante dalla mia faccia? Allora, secondo la realtà, avevo già. Mi aveva già trapassato la faccia diverse volte, ma secondo il gioco. Era solo la texture che mi è passata in faccia. Lame da mercenario. Doppie spade. Mi dispiace, ma no. Passo. Qualcosa di così isolato probabilmente è ben protetto. No, non c'è nulla. Carbone di fa. Però, carbone di Farron. Decisamente non male. Palude più avanti. Sì, l'ho capito. C'è anche un. Vasi? I vasi non mi convincevano. Non mi convincono mai i vasi. Comunque qui c'è un. C'è un. Mi sono incantato. Qualcosa. Armatura da mercenario, guanti da mercenario, pantaloni da mercenario. Mercenario da mercenario. Tutto classico. Ora però basta far cavolate. E arma magica maggiore, non me ne ero accorto. Bella, bella cosa. Anche se non ho l'intelligenza giusta per fare quell'incantesimo. Qui che mi. Tesoro. E. Oh cavolo, è veramente un tesoro quello. Pensavo fosse l'ennesima trollata. Ah, ecco dove si arrivava. Espiazione. Ecco perché non riuscivo a raggiungere. Gemma vacua. Non l'ho mai trovata. Comunque, io non riaffronto tutti i cavoli. Ultimo falò visitato e stiamo tranquilli. Ma guarda un po' chi mi ritrovo. Il cavalier muto e tu come ti chiami? Ah, ecco, Henry. Giusto, giusto. Ah, Cattedrale delle Profondità. Quando ci sono arrivato 2 episodi fa? Sei un po' in ritardo. Il mangiatore di uomini, ma che. Ah, vabbè, il cannibalismo si fa da secoli, da migliaia di anni ormai. Ci siete arrivati solo ora? Ah, provenga da Irithyll, della Valle Boreale. Ah, sì, quel brutto posto da dove arrivavano Bordt e molta altra brutta gente. Ah, oltre il forte di Farron. Guarda caso dove ci sono io adesso. Vabbè, ciao, vi lascio. Ciao, eh. E dunque andiamoci a combattere il boss che sarà qualcosa. Forte di Faraon, lascio a voi l'interpretazione. Comunque rimanete fermi qua, mimetizzati. Mimetizzati, mi raccomando. Siamo in bella vista. Lasciamo che Lordu. No, 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 no. Ah, vabbè, ok, sto qua. Vabbè, ormai posso solo combatterlo, Ah, fortino, E io ti colpisco. Oh cavolo. Però li tolgo anch'io.
Ah, potevi farmi un parry. Eh sì, che cavolo è tutto sto casino. Ma quanto equilibrio ha il tipo? No, 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 non critico. Se mi faceva un critico ero mo. Ah, facile. Globo dell'occhio rosso ingranato. Ma questo scudo protegge o non protegge? Vedo che non ha fatto tutto questo granché. O magari sono io che ho fatto il pirla e quindi. Godiamoci il combattimento. Godiamocelo. Ah, sta ancora combattendo. Dai, sì, vai, 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 io sono con te. Io tifo per i Darkbrite, che dopo ti ucciderò quando sarai in fin di vita. A meno che non ti ammazzino prima loro. Guarda, mi interessa solo che ammazzi quei due lì. Grazie. Davvero. Ah, però gliene fanno di da. L'hanno ammazzato. Poretto. Cavolo, sono ancora tutti e due interi, dai, ma fai schifo. E io che tifavo per te anche. Quando erano in due non facevano così schifo. Quello lì. Quante ne ho prese? Ah, ecco perché gli faceva tutto sto. E infatti mi chiedevo. No, no. Ma perché non crepi? E crepato. E backstabba. E la vita che scende. Globo dell'occhio rosso, sto qua è morto stile crocifisso. Scudo dei Gru. Ma devo anche indossarlo? Vabbè. Io ho sentito. No, aspetta che. Qua mi curo l'avvelenamento che. Stiamo andando a brutti livelli. Sì, ci sono oggetti, lo so, ma li faccio dopo il boss, se no. Perdo troppa vita. E non me ne resta più. Sì, perdo troppe Estus e non me ne restano più per il boss. Aiutami. No. Dialogo diretto e conciso. Sento rumore di spade che si colpiscono e sangue per terra, gente morta. Classico. Ecco chi combatte. Con un pugna. Ah. E critico. Sì, se non sbaglio ve ne ho già parlato nel video Top 10 battaglie più epiche dei Dark Souls. Quindi andatelo a guardare nella playlist top del canale, se vi interessa. Mi ha guardato malissimo come tipo che cazzo fai pubblicità? Che cazzo fai pubblicità ai tuoi video? Ma pugnale lì, spada lì. È tipo un saluto. E il tien si fa con, come dire, col braccio un po' più in basso sul gomito, sulla parte anteriore davanti al gomito. Ah, ci vai giù pesante. E non vedo con. Ma quanta polvere alza sto qua con un colpo di spada. Potentissimo. Male. 240 di backstab. Comunque, non vantatevi, non è così facile la battaglia. Se lo fosse, col cavolo che l'avrei messa nelle top. Non attaccate, non attaccate. Aspettate che arrivi qualcuno. E la madò, quello faceva male. Aspettate che. Sì, ora vi spiego, Quando arriva? Quando ci mette? Adesso dovrebbe resuscitarne un altro. Perché lo colpì? Ma sono io che sono OP? Ah, ok. Fate voi, Fate. Ah, sto qua è concentrato con me. Sto qua è concentrato con me. E quindi. Ormai è una cavolata. Morto. Allora, quello là con gli occhi rossi combatte con gli altri. Ricordatevelo, sono nemici. Tienilo occupato. Grazie. I gancheroni. Oh, cosa vuoi da me? È lui che ti vuole male, non io. Aia. Grazie compagno. Compagno gancherone. Sì, ok, però ora fallo fuori. Fallo fuori che mi sta antipatico. E ora, aia, le cose si fanno difficili. E cavolo, potevo farlo fuori con un backstabissimo. Ah, però, allora, la cosa bella è che abbiamo buttato via solo una Estus per questo scontro. Cioè, per lo scontro iniziale. Il problema non sarà ora, ma è arrivato l'altro. Ma guardate quanto mi odiano! Wow, bella fondo. E colpitevi tra di voi! Io non c'è, sono solo di passa. Ah! Ah, grazie tipo, grazie. Quando, sì, sfruttate i tipi con gli occhi rossi. Ma
non colpite. Se sono in due, non colpite. Aspettate che resusciti quello con gli occhi rossi e colpite quello libero. Perché di solito si pesteranno tra loro. Ora, vedete dal filmato che tutte le anime, sì, sotto forma di... non è sangue, ovviamente non è sangue. Chi pensa male è una brutta persona. E sì, in pratica le loro anime si riversano sul corpo del capo, che è quello là che aveva la vita sotto. E ora lui diventa overpower con tanto di brace. E che adesso sì che mi arrivano le fa... pensavate che era difficile quella di prima? Che nabbi, adesso arriva il difficile. Adesso mi sa che un po'... stessi attacchi, però saranno sempre più cazzuti. Lascerà la scia di fuoco dietro, tipo sgommata. Solo che questa sgommata ti fa. Perché stavo mirando in alto? Ma cosa fa? Urrà perché le fiamme ti guidino. Eh no, in realtà io vorrei un po' di acqua. Perché una spada ad acqua non si vorrebbe. Ah, non va la tua. Però, per fortuna che gli ho fatto un backstab. Sì, vi può sembrare facile io che la... Quanta vita? Due colpi li tolgo, un beh. Due colpi, un beh. Uno, due, sì, io mi incanto anche. Sì, può sembrare facile, ma io l'ho fatta. No, non vi dico quante dannate volte io l'ho fatta. Perché io mi sono bloccato qui, ma tanto. E quindi, adesso... Voleva lui. No. Davanti. Uno scontro onorevole. Di backstab. Scontro onorevole e backstab non vanno mai nella stessa frase. A meno che la frase non sia uno scontro onorevole, non è quei backstab. E già morto sei. No, io mi aspettavo qualcosa di davvero molto più difficile. Stavo registrando? Vabbè, non mi interessa. Sì, stavo registrando, tranquilli. Comunque, gli oggetti li vado a cercare dopo. Nel prossimo episodio, vabbè. Potete andarci anche da solo, o magari no. Vabbè, sì, il prossimo episodio li faccio. Tranquilli, comunque. Non era così facile, boss. Non era così facile. State tranquilli, che è più difficile se lo fate voi alla prima volta. Perché io ormai lo conosco come le tasche. Ma state attenti ai colpi. Aspettate che finisca la combo. E dopo questa perla, dietro c'è una porta misteriosa che scenderemo le prossime volte. E no, e saluto. Dov'è il saluto? Saluto, saluto, eccolo qua. E niente, ci vediamo nei prossimi episodi e continuate a seguirci e fine.